Ciao a tutti e a tutte, insieme all'assessore Marco Giusta e all'assessora Francesca Leon, vi raccontiamo un provvedimento che abbiamo deliberato ieri in giunta che vuole essere un ulteriore piccolo intervento per aiutare quelle tante realtà no profit della nostra città, appunto culturali, sportive, di aggregazione, che hanno sempre svolto un ruolo importantissimo nella nostra città e che sappiamo stanno vivendo un momento molto molto difficile a causa delle restrizioni imposte dal governo. Ieri in giunta abbiamo approvato un provvedimento che dà la possibilità a tutto il mondo del no profit della città di poter rinviare il pagamento dei canoni concessori nei confronti del Comune Torino. Noi sappiamo che è una misura piccola, ma in questo momento era davvero necessario perché tantissime realtà che lavorano nel campo del sociale, della cultura, dell'aggregazione, dello sport, in questo momento sono in forte crisi, in forte difficoltà e ci sembrava importante e giusto potergli dare una mano. Anche per questo abbiamo deciso che appunto questi canoni potranno essere concordato, diciamo così, una dilazione di pagamento entro la fine dell'anno. È un segnale ed è un gesto piccolo, ma che è importante, che va in una direzione di sostenere tutta la nostra comunità. Ieri in giunta abbiamo approvato inoltre un altro provvedimento che istituisce un tavolo consultivo al quale parteciperanno tutte le organizzazioni culturali indipendenti che svolgono attività sul nostro territorio. Coinvolgeremo tutte quelle organizzazioni che hanno aperto e tengono vive attività di culturali, di musica dal vivo, di teatro che sono diffuse su tutta la città. C'era bisogno di, in questo momento particolare, di costruire un collegamento per affrontare i problemi di oggi, ma soprattutto per impostare il lavoro futuro. È importante che si lavori insieme in questo momento e che l'amministrazione si metta in ascolto e collabori, no, con queste organizzazioni indipendenti che sono l'anima dell'attività culturale della nostra città, quindi ci siamo messi in ascolto a disposizione e a brevissimo raccoglieremo le adesioni a questo tavolo e lo convocheremo per continuare a lavorare insieme per costruire il futuro a partire da oggi. Come vi ha detto Marco, sappiamo che si tratta di un gesto simbolico che non risolve le tante difficoltà che le realtà del nostro territorio stanno affrontando, ma vuole essere proprio un gesto per fare sentire la vicinanza dell'amministrazione e per non fare sentire sole quelle realtà che quotidianamente per tanti anni hanno contribuito allo sviluppo, al benessere della nostra città, in qualche modo creare luoghi di aggregazione, di cultura, di sport. Ecco, con loro dobbiamo continuare a ricostruire e costruire quello che purtroppo si è sfaldato, si sta sfaldando e sono certa che finita l'emergenza, insieme a loro, tutti insieme, faremo ripartire questa città.